Si sono concluse le operazioni di scrutinio per l'elezione dei 24 consiglieri della città metropolitana di Napoli. Le urne hanno visto la partecipazione del 90,7% degli aventi diritto. Con il 22,2% dei voti, la lista che fa riferimento a De Magistris, città metropolitana, bene comune, ha ottenuto 5 seggi, 4 invece i seggi al nuovo centrodestra PPE-UDC, con il 16% dei voti. Conquistano 7 seggi sia il Partito Democratico che Forza Italia, con circa il 28% dei voti. Un solo consigliere a Fratelli d'Italia, con il 5% dei voti. Per lavoro, sviluppo, ambiente, città metropolitana, bene comune, sono stati eletti Gaetano Troncone, Elpidio Capasso, Elena Coccia, Davide Lebbro, Carmine Attanasio, tutti consiglieri al Comune di Napoli. Per la lista NCD, PPE e UDC sono stati eletti Marco Mansueto e Domenico Palmieri, consiglieri del Comune di Napoli, il sindaco di Acerra Raffaele Lettieri e Paola Vitabile, consigliera d'Agerola. Per il Partito Democratico risultano eletti il sindaco di Afragola Domenico Tuccillo, il sindaco di Agerola Luca Mascolo, Agostino Pentoriero, consigliere a Melito, Salvatore Madonna e Antonio Borriello, entrambi consiglieri del capoluogo, il presidente del Consiglio Comunale di San Giorgio a Cremano, Ciro Sarno, e il sindaco di Pompei, Ferdinando Uliano. Il capogruppo al Comune di Napoli, Vincenzo Moretto, è l'unico eletto nella lista Fratelli d'Italia. Per Forza Italia, il presidente della provincia, Antonio Pentangelo, nella sua veste di consigliere comunale di Castellammare di Stabia, Francesco Iovino, consigliere a Saviano, Domenico Marrazzo, consigliere a Qualiano, il consigliere di Pomigliano d'Arco, Giuseppe Capone, Gabriele Mundo, consigliere a Napoli, il sindaco di Pollena Trocca, Francesco Pinto e Stanislao Lanzotti, consigliere del capoluogo. Tutti i dati relativi ai voti riportati dalle liste e dai singoli candidati sono consultabili su metronapoli.it.